Io lavoro d'estate, quindi sarò in un villaggio vacanze, ma per motivi di lavoro. Ancora non lo sappiamo. È possibile che andremo una settimana in Trentino. Vorremmo fare una di quelle vacanze famiglia organizzate. Quest'estate staremo a casa, località San Vincenzo, un bellissimo posto di mare. Noi siamo già tutto l'anno in vacanza. In Calabria, ovviamente, provincia di Catanzaro, Sedlie Marine. Con molta probabilità a Capo Rizzuto. Sì, località turistica importante. Siamo di isola prima noi, quindi come dire, non cambia niente. Siamo di là, siamo a casa. Non ci spostiamo più di tanto. Beh, mare sicuramente, un mare sabbioso, basso per i nostri bimbi, quindi pensiamo isola di Capo Rizzuto. Verso le spiagge di Caminia, verso le spiagge di Monte Paone, Pietra Grande, che sono comunque spiagge abbastanza rinomate qua in Calabria, anche in Italia. Preferisco passarmela qui nella mia Calabria l'estate. Quest'estate staremo in parte sulla costa tirrenica, Pizzo, e poi una settimana penso in Sardegna, perché festeggiamo l'anniversario di matrimonio e quindi abbiamo fatto una vacanza alternativa rispetto agli altri anni, che normalmente passiamo nella costiera tirrenica, Pizzo. Purtroppo ancora non abbiamo deciso dove andare e che cosa fare. Resteremo in Calabria perché siamo affezionati alla nostra terra, la amiamo e crediamo che ci siano dei posti molto belli anche nella nostra regione. Resteremo sicuramente in Calabria, siamo affezionati alla nostra terra, quindi non andremo via da qui, insomma. Quest'anno in vacanza andrò a Cropa di Marina, ma ci vado già da 30 anni a questa parte, quindi credo che anche per quest'anno saremo lì. Visto e considerato anche che ho quattro figli, sono tutti affezionati lì, andremo lì. Io resto in Calabria perché credo che la Calabria non abbia nulla da invidiare a nessuno, né a Riccione, né... E credo che in Calabria abbiamo le migliori spiagge, abbiamo diversi, soprattutto la zona ionica, e noi paragoniamo sempre Soverato, no, la perla ionica, la perla dello Ionio. Io credo che sia veramente la perla dello Ionio, ma la perla dello Ionio è tutta la zona ionica, perché non solo Soverato ma anche gli altri posti della Calabria cominciano ad essere, come dire, invidiabili, mentre in Calabria, diciamo, adesso si comincia, come dire, anche ad investire di più e a valorizzare di più le nostre risorse. Oggi c'è la consapevolezza anche da parte degli imprenditori che bisogna investire di più per fare in modo che l'offerta turistica sia più ricettiva anche in Calabria. Noi in vacanza andremo a settembre, ci auguriamo di poter fare una bella crociera e diciamo in questi mesi mare, viaggiamo, casa, mare e tanta allegria.